Quest'oggi nessun bella, nessun like, nessuna iscrizione. Raga, quest'oggi di domenica, quindi buona domenica a tutti, ragazzi. Si va per le ultime partite per ittare sta Lega 9 in modo tale che nella prossima season abbiamo un moltiplicatore un po' più succoso. Ovviamente ci vedremo domani, ragazzi, direttamente con la nuova season, direttamente per vedere ste caspita di reclute Royale all'opera. Ma quest'oggi ancora non è domani, quindi tuffiamoci immediatamente in ladder, raga. Spero tantissimo di riuscire a prenderla più che altro, veramente non sto scherzando per il moltiplicatore perché dà tantissimo aiuto a inizio season per scalare tranquillamente. Ci siamo fatti una parte di questa season, ragazzi, con il nostro bridge spam tra virgolette classico. Questa season abbiamo sfruttato tantissimo il cavaliere evoluto, che è stata una carta pazzesca a livello di tank, recentemente è stato nerfato, ma rimane comunque un'ottima carta evoluta da andare a utilizzare. Poi, in corso d'opera, ho deciso di cambiare con questo 3.4, sempre, diciamo, bridge spam con il cavaliere evoluto, ma con i barbari scelti, che ci va a pesare molto molto meno rispetto al 3.9 classico bridge spam. Continuo con questo deck, ragazzi. Una vinta, una persa, una vinta, una persa, una vinta, una persa, una vinta, una persa. Speriamo che quest'oggi non ci martori a Clash Royale, bensì ci fa passare per la prossima lega. Allora, reclude un'altra volta, zio porcone. Zio porcone, perché devi fare così con me, gioco balozzo? Va bene. Va bene, negli scorsi episodi, ragazzi, che ovviamente se vi siete persi li trovate in alto a destra come sempre nelle schede, l'abbiamo gestita, diciamo, abbastanza bene, diciamo così. Bellissimo, bellissimo lui qua. Cavaliere duro fantastico, guardate come lo tanca bene, guardate come l'ha tankato bene, ragazzi, bene, cioè ha fatto tutto bene lui. Lui veramente ha fatto tutto bene di là sulla sinistra. Noi purtroppo tanto tanto di meno, ragazzi. Però le reclute sono un problema, questo è innegabile. Proviamo a pushare con i barbari scelti. Vediamo un po' che succede. Va bene. Diciamo, va bene. Madonna mia, raga, la sfiga. La sfiga è il mio timing. Io pusho con i barbari scelti, lui mi tira i maiali splittati, ragazzi. Incredibile, incredibile, raga. Incredibile, incredibile, signori. Incredibile. Incredibile, raga. Andiamo, pushiamo. Vediamo un po' che caso. Questo mi lancia le reclute 100-100, ragazzi. No, non di. Ha voluto rischiare, ragazzi, di prendere un casino di danni a torre. Perché l'ha rischiata, raga. Anzi, po' di niente, l'ha rischiata una cifra. Andiamo con Casper di qua. Quel cavaliere duro ci dovrebbe pigliare una cifra, una mastodonticata di danni incredibile. Non vado a fare niente, ragazzi, perché comunque le due torri dovrebbero assorbire molto bene quelle reclute. Quindi va benissimo così, eh. L'overtime ci dovrebbe dare una mano bella succulenta, bella graziosa. Quindi vado a fare di questo sicuramente. Sicuramente, signori, vado a fare di questo. Sicuramente, signori, vado a fare di questo. Sicuramente, signori e signore, vado a fare di questo. Minchia quanta roba, minchia quanta roba. Sto spiritello della cura non ha curato niente. Sto spiritello della cura non ha curato nessuno praticamente, boys. Diamogli il cavaliere Evo. Ok, lui si è andato a barricare giustamente in difesa. Giustissimo. Questa, raga, questa si è bella che è persa. Questa si è bella che è persa, signori. Eh sì, questa si è bella che è persa. Peccato, ragazzi. Peccato, peccato. In quel push potevo fare qualcosina in più? Sì, però con le reclute, ragazzi, quando ti buttano giù una torre è andata. Quando ti buttano giù una torre è andata. In più il gioco mi ha dato la variante con il cavaliere Blonde, che è una carta, è un campione molto molto forte, molto molto particolare. Madonna santissima, madonna. 2 hours later. Ho recuperato un po' di partite off camera, ragazzi. Vediamo un po'. Me ne mancano due per la nuova lega, quindi cerchiamo di andarci, non dico belli strong mentalmente, però vediamo un po'. La prima che avete visto si è persa malissimo. Ma non è che potevo fare chissà quali magie ignute, ragazzi. Un'altra volta ci mi tiro. Tacci su e di chi non glielo dice con la mano non alzata di più. Mago Zap fortunatamente ha fatto un lavoro buono, giusto, solido. Possiamo ripartire con un counter push, ragazzi.
Guarda che roba sta caspita di lapide, Madonna mia carissima. È una carta che dà fastidio, ragazzi, tantissimo. La lapide è veramente una carta che non è che dà fastidio di più, raga, di più. Giustamente a due dalla fine, di nuovo cimitero. Va bene. Va bene Clash Royale, va bene. Allora, con molta calma. Con molta calma, con molto sangue freddo, lui c'è il cucciolino di drago. Quindi io just one attention tantissimo, sta tronco mi serve per difendere un minimo da tutta la roba. Andiamo a fare di questo. Usciamo ragazzi, lui non dovrebbe avere la... Eccola. Non dovrebbe avere cheat. Ce l'ha. Porco due porco ragazzi. Porco due porco. Dai, fra. Non farmi fuori quell'arciere magico, ti prego, che mi serve. Ok. Barile barbarico, va bene. Andiamo con il cavaliere, visto che siamo in overtime. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Cerchiamo di rifocillarci di Elisir il più possibile. Ovviamente barbari scelti, già lo sappiamo. Ovviamente si prova a splittare tantissimi danni, ragazzi. Perché se no Houston è un problema veramente enorme. Buono, 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 arciere magico di là, dai arciere magico, dai arciere magico, dai arciere magico. Mago Zap, dai, mamma mia raga. Mamma mia, regà, mamma mia, regà. Questo stava pure a sbrindellà. Questo stava pure a sbrindellà con le provocazioni, ragazzi. Mamma mia, che tronco su quella lapide fuori dal normale. Una ce ne manca, signori. Una. La cimitero ce l'ha data contro e siamo riusciti a vincere. Quindi il matchmaking dovrebbe essere abbastanza normale in questa partita. E vediamo un po'. Che vinca il migliore, fra. Che vinca il migliore, fratellino. Pirotecnica evoluta, subito. Noi ci siamo giocati Casper, va bene. Facciamoci attivare la centrale, ragazzi, che sinceramente schifo non fa avere la centrale attiva. Top. Pushiamo, perché il cannone non ce l'ha. Tronco alla mano. Bella sta tornado, bellissimi pipistrellini, però l'ariete ci è arrivato sotto torre. Quindi Optimus Prime proprio. Andiamo tranquillamente con un cavaliere per andarci a difendere un minimo, ragazzi, ma più che altro per andare a evolvere la situazione. Va benissimo così. Pirotecnica, vediamo se ce la riusciamo a far fuori con l'arciere magico. Vado anche con Casper, ragazzi. Ok, pirotecnica ha fatto un ottimo lavoro. Nulla da dibattere, ragazzi. Veramente nulla da dibattere. Andiamo a fare di questo. Con i barbari scelti, pirotecnica ovviamente ci doveva aiutare per forza. Va bene. Secondo me uno spiritellino della cura ci sta. Buona, buona. Arciere magico. Ok, va bene. Va bene, ragazzi. Spiritellino della cura tirato da Dio. Purtroppo l'arciere magico ha scoccato una freccia a quella pirotecnica. Non ci ho trovato veramente il senso, regà. Il senso non ce l'ho trovato. Qui anziché Casper poteva andare con il cavaliere. Ci concordo appieno. Concordo appieno, ragazzi. Non dovrebbe avere abbastanza elisir per andare con il gigante elettrico dal Robocop gigantesco. Andiamo con una rete da battaglia alle spalle del cavaliere. Dovrebbe spingere in teoria abbastanza bene. Andiamo con uno spiritello della cura. Dovrebbe avere il cannon lui. Buono, ha investito una cifra di elisir, ragazzi. Un barbaro se n'è andato sotto torre, quindi ottimo. Ottimo. Prossima cartina per lui. Robbe voluto tantissimo. Usciamo. Usciamo come se non ci fosse un domani. Bella sta fulmine. Continuiamo a dar fastidio, ragazzi. Senza ombra di dubbio. Perfetto. Andiamo con un Mago Zap, sempre per continuare a andare a dare fastidio. Ok. Buono. Dagli, regà, dagli. Regà. Lega 9, ragazzi, Lega 9, Lega 9 presa, ragazzi.
Lega 9 presa, se perdavamo quella di prima, regà, ci faceva scendere di due se non di tre caselle. Abbiamo rotto il match-up, il matchmaking, scusate, contro quella Cimitero lì. Ci ha dato un gigante elettrico contro all'ultima, ragazzi, ci ha detto proprio vai in Lega 9, basta, mi sono rotto le scatole. GG. E noi ragazzi in Lega 9 campione Royal ci lasciamo alle spalle questa season. Signori, purtroppo non posso pushare oltre, ho dovuto registrare questi video uno di fila all'altro perché saranno dei giorni impegnatissimi per il sottoscritto. Proverò a giocare off camera qualcosina, ragazzi, ma non credo di ittare off camera il campione definitivo. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto che date in ogni singolo video e in ogni singola live. Io vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Mister Eco.